e ciao ragazzi, in questo video si parlerà di un argomento assolutamente interessante: 10 capi alla moda che possono rovinarti il look. In questo video andremo ad esaminare le tendenze autunno-inverno 2019, ne parleremo insieme e troveremo quelle che possono davvero rovinarvi il look. La nostra società sta cambiando, stiamo diventando sempre di più interculturali e dunque, secondo voi, da qui a 10 anni, 20 anni, le tendenze esisteranno ancora? Vi dico la verità, io spero di no. Trovo che le tendenze o le mode passeggere siano un po' scontate, banali e vogliano solo attirare l'attenzione, forse per fare più letture nei magazine, chi lo sa. In ogni caso, trovo che il buon gusto non abbia età. Inoltre, fateci caso, le tendenze, le mode del momento sono sempre le stesse cose che ritornano di anno in anno, magari saltando 5-10 anni. Però sono sempre le stesse cose. È forse un modo per vendere di più? Vi invito a riflettere su questo argomento. Ma ora torniamo a noi. Se siete interessati a questo argomento, fatemelo sapere con un bel pollice in su. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale così non perderete i video futuri. Il primo trend che potrebbe rovinarvi il look è il total leather, oppure il total animalier. Ok che la pelle è tornata di moda, ma quando mai è passata? Ma per un attimo facciamo finta che è tornata di moda. Potreste mai immaginarvi indossando un look total pelle, quindi tutte vestite di pelle? A meno che non siate delle rockstar, direi proprio di no. Così come il total animalier, ho visto anche vestiti tutti in pitone. Certo, è sbagliato generalizzare, su alcune fisicità e su alcune donne potrebbero stare molto bene, però in linea di massima sono look che tendono a stare male un po' a tutti. Il trend dei jeans, sapete che sono una grandissima amante dei jeans e dei vari modelli, però non è detto che quello specifico modello tanto in voga in quel momento stia bene a tutti, quindi state attente ai trend dei jeans e mi raccomando provateli sempre con attenzione. Il terzo trend che potrebbe rovinarvi il look è il cappotto tipo teddy bear, un dolcissimo cucciolone di orso, ma noi non vogliamo assolutamente diventare orsi. Credo che quel tipo di cappotto non stia bene a nessuno, ma è un gusto personale ovviamente. In ogni caso trovo che quel tipo di capospalla con quel tessuto e con quel taglio vada a rendere la figura molto goffa. Gli stivali sopra il ginocchio, così belli da vedere, però una volta indossati, di solito si tende a storcere il naso. Prima di tutto bisogna fare attenzione a come abbinarli, infatti sotto un vestito lungo sono bellissimi, molto volgari invece con degli abitini corti. Su alcuni modelli rischiate di togliere le linee sinuose che la gamba ha naturalmente, quindi potrebbero fare l'effetto gamba tronco. I trend dei colori, quest'anno vanno davvero tanti colori, evviva, però state molto attente al verde e al viola, questi sono due colori chiave di questa stagione, però il verde non sta bene su tutte le carnagioni, quindi anche lì provate sempre tutto, fatevi consigliare, così come il viola, questo punto di viola intenso potrebbe davvero rovinarvi il look. Il trend delle maniche voluminose o a palloncino, io lo adoro, però bisogna stare attenti anche lì. Se avete un fisico a mela, rischiate di avere un po' troppo volume nella parte sopra, quindi questo trend non è proprio per tutti. Così come il contrario, cioè se avete una vita molto stretta e mettete queste spalline a palloncino, rischiate di sembrare sproporzionate, quindi delle spalle troppo grandi per una vita troppo stretta. Ed arriviamo al mio preferito, il trend dei pantaloni ciclisti. No, ragazzi, ovviamente è preferito così, tanto per scherzare, non mi piace per niente. Ecco, i pantaloni ciclisti, lasciamoli ai ciclisti. Trovo che siano veramente e oggettivamente brutti. Il trend delle paillette senza criterio. Ragazze, l'altro giorno sono passata davanti a un negozio che frequento abbastanza spesso e ho visto delle tute di paillette. Allora, a meno che non dobbiamo andare a una festa di Capodanno, anche no, nel senso,
c'è rischio veramente di cadere nel ridicolo, quindi anche lì a piccole dosi, non total paillette, total animalier, total leather. Quindi io direi sì alle paillette di colore scuro. Le più belle secondo me sono le paillette blu, però è un parere personale. Quindi sì alle paillette di sera e con criterio. Le piume, ho visto che ci sono degli accessori con le piume eccetera, io non amo per niente le piume perché vanno a rendere volgare qualsiasi look. Fatemi sapere se è solo una mia idea o siete d'accordo con me, oppure ditemi no Ele, guarda che invece le piume, ecco, io ho bisogno di idee sulle piume perché ovunque le veda non le sopporto. E dulcis in fundo, ragazze, il trend degli anfibi. Allora, qui devo stare attenta perché so che tante di voi non saranno d'accordo, però anche lì, a parte che il trend degli anfibi cioè non c'è perché ci sono sempre stati, però bisogna saperli prima di tutto scegliere, secondo di poi abbinare. Io vedo anfibi messi con qualsiasi cosa, no, secondo me dipende dal modello. Ovviamente ci sono modelli più grossi che hanno appunto la para più importante, più ingombrante, ci sono quelli che ne so con dei dettagli metallici, borchi eccetera. Io vi consiglio di anche lì di fare una selezione, una scelta accurata dell'anfibio, perché non è così semplice da abbinare. Bene ragazze, questo era un video davvero spiritoso, spero che sia riuscita a trasmettervi un po' la simpatia nel parlare di questi argomenti così tanto leggeri. Spero di avervi regalato 5 minuti di leggerezza, ma adesso andiamo a vedere qual è la foto felicemente di oggi. Complimenti ad Arianna Missoni! La foto della tua famiglia è davvero dolcissima, grazie per averla condivisa con noi. Se anche voi volete apparire alla fine di un mio video, condividete su Instagram le vostre foto usando l'hashtag felicemente con doppia E finale. Per trovare l'hashtag è molto semplice, basta seguirmi su Instagram. Mi trovate al nome Elena T e nella bio del mio profilo trovate il link cliccabile all'hashtag. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video fino a qui. Se vi è piaciuto, se vi ha dato qualche spunto, condividetelo con le persone del vostro cuore. Se qualcosa non vi torna, ovviamente, scrivetemelo qua sotto nei commenti, sarò felice di rispondervi. A questo punto io vi rimando al prossimo video. Ciao!